Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugiona Bar Calcio. Questo video è un video ad alto contenuto ad attacco coronarico, pertanto sappiatelo, prendete le vostre dovute precauzioni, che possono andare da una tisana corretta al bourbon whisky a direttamente una ciotola di bei tortellini, di bei tortellini, sempre appunto nel loro brodo, nel brodo di bourbon whisky, oppure se preferisci puoi anche utilizzare del Lambrusco, del Sangiovese, sono sempre buoni, assicurato dal dottor Luigiona. Detto questo, voglio ancora fare i complimenti, perché ieri poi tra una cosa e l'altra non l'ho fatto, allo Spezia. No, perché tornando un attimo alla partita di ieri, che voglio ricordare, il Bologna è stato eliminato in casa dallo Spezia per un punteggio dopo i tempi supplementari di 2-4, mi sono informato e lo Spezia, effettivamente, così come molti loro, molta tifoseria dello Spezia è venuta a commentare il video e mi ha detto: guarda, dottor Luigiona, che noi giocavamo con 11 undicesimi diversi rispetto all'ultima partita giocata in campionato. In sostanza hanno utilizzato tutte le riserve e noi con le riserve dello Spezia in casa e noi giocando con anche molti titolari abbiamo perso. Quindi assolutamente complimenti allo Spezia, hanno meritato il passaggio del turno. E ieri dopo la partita Mihajlovic ai microfoni ha sbottato. Mi verrebbe da dire, sotto un certo punto di vista, buongiorno, buongiorno Sinisha, ci sei arrivato anche tu, ok? Hai detto pubblicamente quello che, fatemelo dire, su questo canale si va dicendo da quando è nato, cioè dal 12 di agosto più o meno, si va dicendo: questa squadra ha delle lacune, questa squadra è stata costruita male, vi ho spiegato perché, ma ci tornerò, perché ho in mente un video dove vi spiegherò perché è stata costruita male e ve lo dico. E quindi ieri finalmente Mihajlovic ha detto il minimo indispensabile che si doveva dire e che io andavo dicendo da mesi, cioè ci vuole una punta, una prima punta che sappia fare gol, ci vogliono i gol, senza i gol le squadre non segnano, non puoi pretendere che i gol te li faccia chi non li ha mai fatti. Palacio, ad esempio, è un'ottima prima punta, ma devi mettere a referto che ha 38 anni, ok? Quindi vuol dire, miei cari Bigomi, cari Sabatini e compagnia bella, che è sull'orlo del tramonto della sua carriera. I due non ha mai segnato tanti gol. A chi li chiediamo i gol? A chi li chiediamo? E poi appunto ha detto, dietro subiamo troppi gol. Quindi fatemi dire, allora forse un difensore centrale di livello ci voleva, minimo quantomeno, se non rivedere almeno la metà del pacchetto difensivo, almeno. Ci sono delle problematiche che sono di costruzione della rosa e di gestione, perché anche Mihajlovic non mi sfugge da questa situazione, perché lui ieri comunque aveva gli uomini per fare meglio dello Spezia riserve e lui con quegli uomini ha preso 4 pappine, ha preso 4 gnocchi, ok? Ha preso 4 sberle. Ditela come preferite, ma ieri è stata una sconfitta ingiustificabile che a mio modo di vedere mette in chiaro tutte le lacune tecnico-gestionali e tattiche di Sinisha Mihajlovic. Perché va bene quando si perde contro quelle che lui dice poi ai microfoni, ma erano più forti di noi, però poi quando vai ai microfoni ed hai preso 4 sberle dallo Spezia con le riserve non ce l'hai fatta non sbottare, mio caro Sinisha, ti sono vicino per questo, buongiorno, ben ritrovato anche a te per averlo finalmente dichiarato, ok? Era ora, perché la costruzione di questa rosa è stata fatta veramente con le fette di prosciutto sugli occhi. Vi dico solamente in questo video due concetti che andrò a riprendere e a cui dedicherò un video a parte nei prossimissimi giorni. Costruzione rosa, perché dico che è stata scellerata? Perché la costruzione della rosa al Bologna viene fatta seguendo un criterio che ve lo vado a dire adesso.
Il criterio degli osservatori, degli uomini di mercato del Bologna, è quello di sondare il mercato alla ricerca di giovani calciatori, come ben sappiamo, che costituiscano un plusvalore eventuale, ok, qualora acquistato dovesse rivelarsi essere idoneo e buono, perché si sa al giorno d'oggi bastano 7-10 partite per far lievitare un prezzo di un giocatore da 20 anni da 500.000 euro anche a 20 milioni di euro, e quello è tutto plusvalore. Il Bologna sul mercato sta cercando questi profili con l'ottica di fare plusvalore. Questo cosa significa? Che sondando il mercato su questi profili, non so, ne attenzione, facciamo finta 10-15, va a sondare questi 10-15 profili, qual è la loro fattibilità, e poi indipendentemente da quello che necessita alla rosa, e quindi in questo caso Mihajlovic che gioca con un 4-2-3-1, non gli interessa niente agli uomini di mercato andare a vedere chi effettivamente interessi a Mihajlovic e chi possa essere funzionale. Loro vanno a sondare, vanno a valutare quello che secondo loro è il prospetto più interessante, viene preso a qualità prezzo al prezzo più inferiore, allora viene tesserato e viene dato in pasto, appunto in questo caso sempre a Mihajlovic, ok? Quindi la rosa viene costruita secondo criteri sbagliati. Le rose non si costruiscono così, e lo dico con animo sereno. Le rose, mi dispiace, non si costruiscono come stiamo facendo noi il mercato. Non si fa il mercato andando a prendere giovani calciatori con l'ottica della plusvalenza, perché così non ne ricavi un ragno dal buco. Vedi Dominguez, pagato 9 milioni di euro, e molto probabilmente tu una plusvalenza, almeno netta di come avresti voluto fare, non la farai. Perché non la farai? Perché il giocatore all'interno del Bologna Football Club non viene impreziosito, cioè le sue prestazioni non sono impreziosite, quindi pertanto il suo valore rimane più o meno quello che è, e dobbiamo ringraziare che giochi in Argentina, e dobbiamo ringraziare che l'Argentina sta passando e sta vivendo un ricambio generazionale, ormai fatemelo dire, che sta quasi durando un lustro, che è veramente ai minimi storici, perché l'Argentina, attaccanti a parte, è una rosa veramente pessima. Poi potete venirmi a dire quello che volete, ma questo è il mio pensiero. Detto questo, quindi le rose non si costruiscono così, e voglio chiudere questo video citandovi tre casi. Inizio con un caso italiano che voi sapete mi è tanto a cuore, l'Atalanta. Percassi, il famoso Percassi, che appunto penso non abbia un patrimonio netto, anzi ve lo do quasi sicuramente, come saputo, ma molto di meno, ok? Acquista l'Atalanta nel 2010, e l'acquista che è in B, ok? L'Atalanta è in Serie B, la porti in Serie A, passa 5 anni di assestamento in A, poi trova un coach, Giampiero Gasperini, al sesto anno di Serie A, e da allora non lasciano più i vertici della classifica, e addirittura li vediamo battere il Liverpool ad Anfield in Champions League. Se questo non è virtuosismo, noi siamo anche noi ormai al quinto sesto anno di saputo, abbiamo tali virtuosismi? Non penso, anche perché in panchina abbiamo qualcuno che di tattica, a mio modo di vedere sempre, non è che sia chissà quale guru della tattica. Insomma, abbiamo più di un problema, oltre al fatto, come vi ho appena detto, della costruzione, di come viene costruita la rosa. All'Atalanta le rose non si costruiscono a raglio. Vi cito altri due casi molto emblematici. Inizio da citarvi la Red Bull, che acquista il Salisburgo, ok? Acquista il Salisburgo, e in 15 anni, da quando ha acquistato il Salisburgo, quindi più o meno l'acquista nel 2005, ok? Il Salisburgo aveva vinto 3 titoli in Austria, ok? E da quando ci sono loro ne hanno vinti 11 in 15 anni, portando il Salisburgo a giocare alla Champions League. Ora voi mi verrete a dire, ma è facile in Austria?
Può darsi, mio caro Ventore, che sia facile, ma intanto ti dico che loro vincono avendo una rosa under 23. E loro, quasi sempre, i giocatori giovani che vanno a pigliare, guarda caso, si rivelano essere buoni e poi passano alla società, molte volte tedesca, dell'Ispig. Perché l'Ispig? Perché è l'ultimo caso che vi voglio portare, perché se mi dici in Austria è semplice, allora vi cito la Germania. In Germania è semplice, la Red Bull ha fondato nel 2009 una società di calcio che non esisteva, il Lisbic non esisteva, l'ha fondata nel 2009 e il Leipzig in 7 anni è passato dalla serie D tedesca alla serie A. Il primo anno in Serie A arrivano quinti, il secondo anno in Serie A arrivano secondi. E oggi, anzi nel 2019-2020, ossia l'anno scorso, si sono giocati una semifinale di Champions League. Vi ripeto, nel 2009 non esisteva questa società. Nel 2019 giocano la semifinale di Champions League. In 10 anni hanno fatto questo. Mi verrete a dire è semplice in Germania? Allora io a questo punto alzo le mani, non so più cosa rispondervi, avreste vinto. Però io dico, secondo me, se uno di calcio ne capisce, e vi ho citato dei casi, e ve ne posso citare degli altri se lo volete, fatemelo sapere, ve ne cito degli altri, se le società si amministrano in maniera virtuosa, si riescono ad ottenere risultati incredibili, e ve l'ho appena sottolineato con questi esempi. Purtroppo, qui a Bologna, i soldi vengono spesi male e a raglio. Abbiamo un presidente che è assente, che ne dica Fenucci, ok? È un presidente assente che delega a dei personaggi di cui molto probabilmente, se si andasse a sondare meglio, non sa neanche lui bene a chi sta dando in mano il suo portafogli, e questa è la nostra situazione. Bene, allora miei cari ventori, attivate campanaccio pastorale, perché nelle prossimi giorni, probabile magari, non so se entro stasera faccio uscire qualcosa, vediamo, ok, è probabile, ma vediamo, arrivano dei video veramente poderosi, ok? Faccio ancora le congratulazioni allo Spezia per averci battuto in Coppa Italia, hanno meritato, siamo stato molta poca roba noi. E noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.